Bentornati amici di androidblog.it per questo nuovo editoriale nel quale andremo a parlare e a discutere insieme di Huawei Ascend P7, uno smartphone che sta facendo un po' discutere sul web sia per il repentino calo di prezzo che per la sua scheda tecnica non proprio sorprendente ma comunque di buon livello. Partiamo proprio dalle caratteristiche tecniche e dalle specifiche di questo Ascend P7, visto che era atteso come uno smartphone particolarmente performante, un salto di qualità proprio agli albori di quando fu annunciato, mentre la scheda tecnica ufficiale non ci presenta delle grosse rivoluzioni, delle grosse sorprese. Quindi abbiamo una dotazione standard per i top gamma, che quindi resta comunque un pacchetto di ottimo di alto livello, ma abbiamo comunque 2 GB di RAM, una CPU quad core da 1,8 GHz, 16 GB di memoria interna, fotocamera da 13 megapixel, ma una fotocamera anteriore da 8 megapixel che ottimizza quindi gli scatti selfie, ottimizza le videochiamate, ottimizza tutte quelle funzioni che si possono svolgere in multimedialità con la fotocamera anteriore. Quindi un pacchetto tecnico non proprio esaltante, ma comunque di ottimo livello, a differenza però del design che invece ci ha sorpreso particolarmente, visto che abbiamo 6,5 mm di spessore, abbiamo poi un design veramente ben curato con finiture in metallo, quindi qualità costruttiva decisamente buona. Abbiamo poi infine il prezzo che è di 449 € per la versione europea, questo è il prezzo consigliato, però nelle ultime 48 ore sono già apparse diverse offerte per chi acquista in prevendita con un prezzo di 399 € in Italia, quindi un calo di prezzo consistente che probabilmente servirà a spingere di più questo smartphone sul mercato europeo, che ha già visto l'uscita di tanti altri smartphone top gamma e quindi sarà particolarmente difficile per Huawei andare a convincere gli utenti a lasciare Samsung Galaxy S5 oppure HTC One M8, quindi smartphone con un certo livello tecnico, con una certa reputazione soprattutto, abbracciando invece la filosofia di questo nuovo brand che sta cercando di farsi strada fuori dal mercato asiatico. In conclusione, possiamo dire che questo Ascend P7 non è uno smartphone top gamma capace di impressionare l'utente, non abbiamo particolari soluzioni tecniche a livello hardware, però per questo prezzo, quindi un prezzo di 400 € circa, un pacchetto tecnico comunque con 2 GB di RAM, una fotocamera da 13 megapixel, un quad core 1,8 GHz, schermo da 5 pollici con risoluzione Full HD, è assolutamente un prezzo che ingolosisce soprattutto gli utenti italiani che vogliono spendere il meno possibile ed ottenere il massimo del risultato. Quindi brand cinesi, brand asiatici non sono ormai più una nicchia destinata al mercato di casa loro, ma si stanno espandendo e stanno convincendo sempre più i mercati europei e anche internazionali per quanto riguarda l'America ad investire su di loro. I clienti quindi sono favorevolmente colpiti dalla scheda tecnica e soprattutto dal prezzo imposto, quindi noi possiamo dire di essere abbastanza soddisfatti dal rapporto qualità-prezzo di questo Huawei Ascend P7, pur riservandoci alcuni appunti riguardanti le scelte tecniche effettuate che sarebbero potute essere molto più sorprendenti, alle volte anche rivoluzionarie, comunque evidentemente è troppo presto per Huawei per pensare così in grande come fanno già i brand top gamma, quindi Huawei deve crescere. Questo Ascend P7 è un ottimo smartphone promosso non a pieni voti ma comunque con un voto molto alto in pagella, e quindi lasciamo a voi il commento riguardo questo smartphone, diteci cosa pensate di questo Huawei Ascend P7. Se il prezzo di vendita è più o meno conveniente secondo voi in base alla scheda tecnica che è stata decisa appunto dal produttore, scheda tecnica che trovate appunto nel link qui sotto nella descrizione di Android Blog, come al solito vi ricordo di visitarlo quotidianamente per tutte le news sul mondo Android, la pagina Facebook, Google Plus e tutti i nostri link per seguirci anche sui social. Iscrivetevi al canale se questo è il primo video che guardate. Cliccate mi piace se volete vedere altri video di questo genere e assolutamente suggeriteci altri smartphone che secondo voi meritano un editoriale, il nostro parere su appunto la scheda tecnica, il prezzo di vendita e il rapporto qualità-prezzo. Da Tony, quindi vi rimando al prossimo editoriale su androidblog.it.